criptovalute di tutto il mondo tremate. Stanno per arrivare le monete digitali, quelle vere. Già non è stato un anno facile per Bitcoin e compagni, il crollo del valore, le accuse di truffe, ma ora potrebbe arrivare davvero il colpo di grazia. Si parla sempre più di euro digitale, dollaro digitale, yen digitale. Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito. Partiamo dalla differenza di fondo tra criptovalute e monete digitali. Il valore delle criptomonete deriva dagli scambi e dai passaggi. Hanno quindi una natura altamente speculativa. L'euro digitale invece sarebbe un titolo emesso dalla BCE e garantito da essa. Prof, al momento possiamo solo immaginare. Come potrebbero essere un euro e quindi un portafoglio digitale? Cosa cambierà con l'euro digitale? Con uno sforzo di fantasia è facile dirlo. Oggi, se apriamo il nostro portafoglio, troviamo dentro due diversi tipi di moneta. La moneta pubblica, le banconote, prodotte dalla Banca Centrale Europea, e i bancomat, prodotti dalle aziende private, le banche. Ecco, con l'euro digitale avremo un terzo tipo di moneta, una bancomat prodotto dalla Banca Centrale Europea. Torniamo alla realtà e restiamo ai fatti. Il percorso è ancora da definire nei dettagli, ma intanto abbiamo un orizzonte temporale ed è già questo 2023. Infatti, entro quest'anno la Commissione Europea presenterà il progetto di regolamento che darà alla Banca Centrale Europea i poteri necessari per gestire una moneta digitale che arriverà poi nei nostri e-wallet. La stessa BCE assicura che l'euro digitale sarà uno strumento in più a disposizione dei cittadini che rivoluzionerà il modo in cui le banche funzioneranno. Insomma, un cambio radicale nella vita di tutti i giorni. Ma non tutte le rivoluzioni sono immediate. Per casi del genere ci vuole più tempo. Torniamo dal prof. Cos'è che rende così lungo questo percorso? Non è facile prevedere tra quanto tempo avremo l'euro digitale nei nostri portafogli. La ragione è semplice. Introdurre una nuova moneta può essere un vantaggio per tutti i cittadini, ma bisogna farlo con molta cautela per evitare effetti destabilizzanti. Quindi bisognerà definire dei limiti nell'utilizzo, tutelare la privacy. Insomma, tre monete è meglio di due, però sarà importante essere molto, molto prudenti nella produzione e distribuzione di questa nuova moneta. Insomma, riuscirà il nostro euro laddove i bitcoin hanno per ora fallito? Criptovalute, tremate!